Il sommario di questa settimana: lavoro, la CISL dell'Emilia Romagna si mobilita il 27 aprile in tutti i territori a sostegno delle iniziative per lo sviluppo e l'occupazione e la difesa dello Stato sociale nella nostra regione. Scadenze fiscali iniziate presso tutte le sedi dei CAF CISL dell'Emilia Romagna, le prenotazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Precari, l'attività di tutela e assistenza svolta dalla Felsa CISL a favore dei lavoratori somministrati autonomi atipici. Salve ed un ben ritrovati a tutti voi per questo nuovo appuntamento con informazioni sindacali, rotocalco settimanale a cura della CISL Emilia Romagna con notizie utili ai lavoratori, pensionati, studenti e cittadini. Apriamo la trasmissione di oggi parlando di lavoro con la CISL dell'Emilia Romagna che si mobilita il 27 aprile in tutti i territori a sostegno delle iniziative per lo sviluppo e l'occupazione e la difesa dello Stato sociale nella nostra regione, pur in questa situazione di crisi diffusa. Ma vediamo il servizio che abbiamo preparato in merito e che prego la regia di mettere in onda. Abbiamo deciso, come CISL Emilia Romagna, di presentarci ai territori e alla nostra regione con una nuova iniziativa, una bella giornata di mobilitazione, una bella giornata di proposta il 27 aprile in tutti i territori, nei 10 territori della CISL organizzeremo iniziative dedicate a quelle che sono le condizioni sociali che viviamo sempre di più in un momento di crisi così importante. La società ha bisogno di un modello sociale coeso, forte, che dia anche la possibilità di sostenersi. Ci è venuto a mancare il Fondo Nazionale per non autosufficienza, abbiamo ancora un federalismo fiscale monco in cui una riforma fiscale è vincolo prioritario, ma abbiamo anche bisogno di far capire ai territori che questo modello sociale va difeso in tutto e per tutto. Allora in questa logica, come CISL Emilia Romagna, in tutti i territori faremo sentire la nostra voce per difendere un modello sociale di eccellenza, per difendere i nostri servizi, per rilanciare la nostra volontà a costruire un sistema paese che governi sì il rilancio ma nello stesso tempo difenda il proprio welfare, un welfare al quale non vogliamo rinunciare in nessun modo, a partire proprio dalla non autosufficienza, dove servono nuove leggi nazionali ma dove serve anche un'attenzione locale. Il centro di assistenza fiscale della CISL opera per tutti i lavoratori pensionati per offrire consulenza qualificata in materia fiscale e di assistenza sociale. Attraverso una presenza capillare su tutto il territorio e attraverso un sistema informatico di avanguardia riesce ad offrire la propria professionalità sulla compilazione del modello 730, modello unico, dichiarazioni, bollettini ICI, contenzioso fiscale, pratiche di successione, in particolare in questo periodo i modelli ISE che permettono alle persone di accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità. In questo periodo il CAF ricorda che sono iniziate le prenotazioni per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, se sei un lavoratore dipendente negli anni 2008 e 2009 percepito compensi per la prestazione di lavoro notturno e straordinario, con la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011 potrai recuperare una parte delle imposte pagate su queste somme. Vieni al CAF CISL per avere un'assistenza fiscale attenta e professionale. Sono iniziate le prenotazioni per la campagna fiscale 2011, periodo d'imposta 2010. Quindi invitiamo tutti i contribuenti che dovessero fare dichiarazione dei redditi o modello 730 o modello unico a rivolgersi alla sede CISL più vicina a loro. Cambiamo argomento e parliamo ora di precari con l'attività di tutela e assistenza svolta dalla Felsa CISL a favore dei lavoratori somministrati autonomi atipici.
Da ottobre 2009 è iniziata ad operare ufficialmente la FELSA CISL, Federazione Lavoratori Somministrati Autonomi ed Atipici, per tutelare e sostenere il mondo dei lavori non standard, somministrati, collaborazioni coordinate, partite IVA e il lavoro autonomo, quest'ultimo espresso nelle numerose associazioni professionali e sindacati di settore, offrendo identità sindacale professionale, tutele contrattuali e servizi, in particolare per quanto riguarda le problematiche fiscali. La FELSA CISL si è fatta promotrice di un fondo sanitario integrativo al sistema sanitario nazionale, il quale permette ai collaboratori a progetto e ai lavoratori con partita IVA di garantirsi prestazioni sanitarie integrative a quelle previste dal sistema sanitario nazionale. Inoltre, con la collaborazione con il SAF, il Servizio Amministrativo Fiscale della CISL, abbiamo potuto garantire e possiamo garantire ai nostri iscritti la tenuta contabile a prezzi assolutamente competitivi sul mercato. Il SAF Imprese è stato strutturato in modo tale da fornire un servizio a 360 gradi a tutte quelle persone che svolgono un'attività di lavoro autonomo, dai professionisti ai piccoli imprenditori. Assicuriamo come SAF un'assistenza sia fiscale che contabile che va ad abbracciare tutte le esigenze che un lavoratore con la partita IVA può avere. Io ho scelto la CISL perché con la nuova tessera otterrò servizi agevolati per le vertenze, la previdenza e il fisco. Io ho scelto la CISL perché è il sindacato che garantisce i miei diritti di lavoratrice e ci offre tanti servizi gratuiti. Ho scelto la CISL perché con la tessera potrò accedere allo sportello dei servizi per trovare un lavoro stabile. Io ho scelto la CISL perché avrò molti sconti, migliaia di negozi ed esercizi commerciali. Ho scelto la CISL perché con la mia card ho anche delle agevolazioni e sconti nelle banche e nelle assicurazioni. La CISL unisce. Voltiamo pagina e parliamo ora di un corso di formazione gratuito sui temi dei diritti civili e della cittadinanza attiva, promosso dalla CISL di Bologna in collaborazione con la provincia, che inizia lunedì 18 aprile. Quando eravamo malati, mica ci pagavano! I ragazzù a Doggiani fevano belli garzoni e buttaighe. Si lavorava anche 13 ore al giorno. C'era un mondo senza diritti, ma di quel tempo molti si sono dimenticati e molti giovani non ne hanno neanche sentito parlare. L'associazione di volontariato Edelweiss, in collaborazione con Volabò, vuole ripercorrere la storia della conquista dei diritti dei lavoratori e dei diritti sociali nel nostro paese, perché la memoria è un valore. Se hai più di 60 anni, la tua vita e la tua esperienza possono aiutarci in questo percorso. Se hai meno di 60 anni, puoi aiutarci a realizzare questo percorso della memoria. Per informazioni, chiama il numero 051 25 66 49, oppure inviaci una mail a edelweiss.bologna@gmail.com. Cambiamo ancora argomento e parliamo di consumatori. Infatti, da marzo è entrata in vigore la mediazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali. L'assistenza e la tutela svolta dall'Associazione Difesa Consumatori Adiconsum, presente presso tutte le sedi CISL. Adiconsum ricorda che il 20 marzo 2011 entra in vigore la legge che stabilisce il ricorso obbligatorio alla mediazione per le controversie civili e commerciali. Sono escluse unicamente le cause che riguardano il condominio e il risarcimento danni da incidente stradale causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
Gli uffici di Adiconsum sul territorio regionale sono a disposizione per fornire ogni utile chiarimento circa le modalità di utilizzo al meglio di questa nuova legge. Bene, con questa notizia termina l'odierno appuntamento di informazioni sindacali. Ma prima di salutarci vi ricordo che è possibile scaricare questa trasmissione gratuitamente in streaming dal sito della CISL Emilia Romagna, che vedete in sovrimpressione. Grazie quindi di essere stati in nostra compagnia, appuntamento alla prossima settimana, naturalmente a stesso giorno e stessa ora sulle frequenze di ETV. Arrivederci!